Benvenuti a Pensieri e Parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Sono storie che hanno come scopo quello di condividere ricordi ed emozioni di ieri e riflessioni sull'oggi. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni. Buongiorno a tutti, eccomi con un fuori programma, una puntata speciale, un'edizione speciale di Pensieri e Parole a 33 giri dedicata alle notti prima degli esami e quindi è una puntata fuori programma per i miei studenti che si preparano all'esame di Stato quest'anno, ma anche a tutti i miei studenti degli anni passati e a tutti gli studenti che tutti noi siamo stati un tempo e proprio per questo abbiamo passato tante notti prima degli esami. In realtà questa cosa qua mi è stata sollecitata da qualcuno e io non è che sapessi bene lì per lì cosa raccontare senza cadere in banalità o peggio ancora negli stereotipi tipici degli insegnanti, ma mi ci provo, scusandomi in anticipo. Il mio esame di maturità è stato in realtà qualche anno fa, nell'epoca dei vinili, nel 1983, quindi c'è tanta di quella distanza, però c'è qualche legame. Un legame c'è e come, ed è la musica e sono le canzoni. Sì, perché quell'anno è l'anno di canzoni che in qualche modo resistono nel nostro e anche nel vostro presente. E sono canzoni che voi conoscete, e se non conoscete ancora, una volta che li ascolterete, vi rimarranno. Quell'anno è l'anno dell'esplosione di Thriller di Michael Jackson, ma anche dell'inizio di una svolta nel rock con nuove band che inventano sonorità nuove con nuovi strumenti. Per prima cosa i sintetizzatori e poi l'uso abbondante delle drum machine e anche band come i Queen, che avevano sempre dichiarato orgogliosamente di non utilizzare synth nei loro album, da The Game in poi scelsero questi nuovi suoni e così fecero i Rolling Stones, Robert Plant e anche Neil Young. Oppure David Bowie, che in quell'anno esce con Let's Dance. Quell'anno è l'anno di canzoni spesso dai testi meno impegnati, ma forse lo erano come antidoto all'incubo nucleare, alla bomba atomica che continuava a dominare le nostre paure collettive. Quel 1983 è l'anno di War, degli U2, e di Sunday Bloody Sunday, e di quel How Long Must I Sing This Song. Ma se io dovessi scegliere una canzone di quell'anno, di quel 1983, l'anno della mia maturità, l'anno della mia notte prima degli esami, sceglierei Sweet Dreams, che è anche una canzone che abbiamo proposto in uno spettacolo della Colibrì. È la canzone simbolo di queste notti prima degli esami, secondo me. Di che cosa sono fatti i sogni, dice. Meglio, di che cosa sono fatti i dolci sogni. E poi quel ritornello.
tieni la testa alta, muoviti, muoviti e tieni la testa alta. E quel ritornello è il ritornello per la mia notte prima degli esami, ma anche per la vostra notte prima degli esami. Cosa ricordo di quei giorni prima dei miei esami di maturità? Se dovessi proprio dirla tutta, quell'anno non è stato un anno felice. Soltanto 3 mesi prima era mancato il mio papà. Però ora ricordo quei giorni prima degli esami come giorni belli. Intanto faceva caldo, caldissimo. Gli esami cominciavano molto dopo e io ricordo di aver fatto l'orale tipo il 20 luglio con un caldo torrido tipico di quel mese. Ma nei giorni prima ci si trovava con il nostro gruppo di compagni di scuola alla sera. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E chissà perché, ricordo quelle sere come tiepide, non afose, piacevoli, meravigliose. Si usciva per fare un giro o per bere qualche cosa, ma attorno a un tavolo non è che si ripassasse, no, era altro. Si faceva come una gara a ricordare nomi, autori, concetti, parole greche, ma era proprio come una gara per divertirci, per riderci sopra. E ci ridevamo davvero sopra. Non lo sapevamo, ma allora, nonostante le nostre paure, le nostre ansie, perché avevamo anche noi tutte le ansie di questo mondo, eravamo felici. E lo eravamo accompagnati dagli Spandau Ballet. In quell'anno esce True con Pleasure e Gold e anche The Seven and the Rage Tiger con The Reflex dei Duran Duran. Per chi stavo io allora in quella competizione stile Beatles e Rolling Stones? Coi Duran Duran o con gli Spandau Ballet? Per nessuno dei due, nel senso che sì, li ascoltavo, ma li ascoltavo con distacco, con distanza. In un anno in cui per me esce The Swordfish Trombones di Tom Waits, ma soprattutto l'anno del pianto per me, perché Pink Floyd pubblicano The Final Cut, che è davvero il loro atto finale. E penso che sia questa cosa qua che ricorderanno tutti i ragazzi che vivono oggi queste notti prima degli esami. Cioè ricorderanno qualcosa come gli Spandau Ballet e Duran Duran, dico. Poi certo ricorderanno anche l'esame, ma non gli importerà più niente. Come per tutti i ragazzi e in tutti gli anni, anche per noi quegli esami sono andati benissimo per qualcuno e non benissimo per altri. Per me, ad esempio, con quel tema in cui ho preso 4 per aver commesso degli errori assurdi, nonostante fossi uscito con la certezza di aver scritto un capolavoro, con quel mio paragone tirato per tutto il tema tra leopardi e montale. Però, qualcun altro con l'apostrofo e presagio con 2G ripetuto più di una volta. Che scherzi l'agitazione. L'agitazione che mascheravo come tutti con una spavalderia falsa, con quella sfida tipica dell'adolescente sfrontato di presentarsi all'orale con le bermuda e le spadrillas. E quell'orale
tutto preparato, tutto convinto, ed io che non riesco a rispondere alla domanda del prof sul plusvalore di Marx, e che lo sapevo anche, lo sapevo bene, e lui che mi aiuta cercando di guidarmi con un esempio, e ricordo che quell'esempio era del tipo prendi un paio di scarpe e poi prendi un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve lo confesserò mai a voi, ma vi capisco quando vi interrogo e non sapete bene spiegarmi il plusvalore. Però ora ci rido sopra e risento quella stessa Cyndi Lauper che passavano alla radio. Sì, perché quell'anno è l'anno di She's So Unusual. Girls just want to have fun e Time After Time. Quelle notti prima degli esami erano serate in cui si ascoltava la radio, dicevo, e alla radio c'erano brani come quelli dei Culture Club di Boy George. Ma quanto mi piaceva cantare Karma Chameleon. Quella musica, quelle canzoni erano come dire la leggerezza, la spensieratezza, come un modo tutto nostro di far fronte a quell'ansia della prima nostra grande prova da grandi. Sì, perché anche noi, come tutti i ragazzi di oggi, come voi, avevamo fatto tante prove, le interrogazioni dei 5 anni, le gare sportive, e poi qualcuno aveva fatto anche dei concorsi, insomma, tutto normale, tutto cose che fate anche voi oggi, né più né meno. Ma anche né più né meno c'era questo qualche cosa che ci dava ansia. Ed era il fatto che l'esame di maturità, che ne fossimo consapevoli o no, era come un rito di passaggio, che sembra una parolona grossa grossa, ma che in realtà vuol dire che si concludeva una parte della nostra vita, e quella parte della nostra vita bisognava che qualcuno la giudicasse anche, la valutasse, le desse come un metro, e per poi entrare in un'altra parte della vita, questa volta senza alcuna certezza, senza alcuna rete di protezione, sconosciuta e ricca solo di imprevisti, mentre fino ad allora era sì un gioco dell'oca in cui avanzi o ti fermi o fai qualche casella indietro, ma non c'era mai la carta degli imprevisti da pescare. E il sapere questo, ecco, l'ansia che si aggiunge all'ansia. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Amore, amore, è logico. Però c'erano gli amici, c'erano i discorsi a vuoto, le cretinate, c'era la musica, questa musica. C'erano queste canzoni, come oggi ce ne sono altre. Per noi ragazzi di quel tempo c'era Madonna, ma mica quella di oggi. Nel 1983 Madonna era Holiday. Notte prima degli esami di Venditti del 1984, e dunque proprio quest'anno 40 anni.
Io, come ho detto, gli esami li ho fatti un anno prima, ma poco importa, perché più o meno il periodo è lo stesso. E allora, ascoltando questa canzone, ascoltando le altre di quel mio 1983, cerco di ricordarmi tante cose, ma sono cose personali, banali, forse senza alcuna importanza. Ma tra questi ricordi cerco di vedermi come ero allora e come erano tutti i miei compagni. E allora, tra ansie, speranze e voglia di fare cazzate, vedo che non c'è alcuna differenza, ma proprio nessuna con voi ragazzi di oggi, malgrado tutto quello che si possa pensare o dire. Vedo ad esempio alcune vostre storie su Instagram che noi non avevamo, ma la sostanza è la stessa. Abbracciati con la lingua di fuori per uno sbeffeggio delicato, carino, tenero, oppure volti ronci sui libri, sui fogli, oppure in giro la sera tra amici o il gelato il pomeriggio. Conosco bene le vostre paure, le vostre ansie e vi posso dire che sono state le mie e sono state le nostre. E allora cerco di trovare le parole per raccontarvi qualcos'altro, con l'apostrofo senza non lo so. Voglio partire da Synchronicity dei Police, che è un album uscito appunto nel 1983 e da King of Pain. Partiamo proprio da King of Pain, re di paura, re di preoccupazione. Partiamo dalla parola preoccupazione, perché anche questa parola alla fine ha a che fare con il nostro modo di riferirci al tempo. Pre, prima, occupazione, quindi occuparsi prima, preoccupazione. Ecco, è questo pre che ci occupa la testa, il cuore, anche la pancia, dato che ci vengono le coliti prima del tempo. Occupare il presente con qualche cosa di cui dovremmo occuparci in futuro. Un'esperienza che avete già fatto, l'interrogazione della prossima settimana, l'esame domani, ma soprattutto c'è quel poi dopo l'esame, a preoccuparci. L'occupazione, se è un pre, è un'occupazione come militare, una presa di possesso, una morsa, delle catene che ci legano a quel futuro. Ma le catene sono ora, oggi, nel presente. Dovremmo liberarcene, ma come? Che cosa vi preoccupa? Un giorno l'ho chiesto a qualcuno di voi. Le aspettative, mi avete risposto. E qui bisogna lavorarci, sapete? Aspettative di chi? Vostre? Dei vostri genitori? Dei vostri insegnanti? Dei vostri amici? Penso che il problema siano le aspettative di tutti messe insieme e che una per volta la si riesce pure a razionalizzare, ma prese tutte insieme ci fanno crollare perché non è che ci capiamo molto bene. E poi davvero sono una differente dalle altre. Le aspettative sono un po' come degli specchi che riflettono come gli altri ci vedono o si aspettano di vederci, e se sono tante, differenti, è come andare in un labirinto di specchi e non raccapezzarci più e non trovare l'uscita. Noi genitori alziamo spesso il tiro, vogliamo sempre il massimo, e il massimo non è mai abbastanza. Ma si sa, dobbiamo fare genitori, e la prima regola sembra quello di, non dico di non essere indulgenti, ma se lo siamo, lo dobbiamo camuffare sempre.
Il mestiere del genitore ad un certo punto diventa come quello del correttore di bozze, quello che deve scovare gli errori tipografici prima che il libro vada in stampa, che se poi esce qualcuno trova un errore, che figura che ci faccio e che vergogna non averlo trovato e corretto. Vi sto paragonando delle bozze dei libri che devono andare in stampa, il paragone anche mi piace. Mi piace perché poi questi libri in corso di redazione passano nelle mani di altri più precisi ed esigenti correttori, quelli degli insegnanti. Il problema con queste aspettative messe tutte insieme è sempre poi quello della paura di deludere, ma la paura di deludere spesso si congiunge con la paura del fallimento. E su questo non saprei bene cosa dirvi, se non di affrontarla cercando in voi una certa forma di immunizzazione. Perché tutti dobbiamo fallire, e chissà quante volte nella vita, e riconoscere che gli errori non si possono evitare e che prima o poi la matita rosso-blu del destino ci sottolineerà per bene è già una prima forma di vaccino. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Quell'anno esce The Hurting dei Tears for Fears, e Tears for Fears, pianti per paure, già dice tutto. Ma in quell'album c'è Mad World, che dice ancora di più. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Il termine aspettativa ha anche un altro significato. Prendere l'aspettativa, cioè sospendere l'attività per occuparci d'altro. Ecco, di fronte a queste nostre aspettative, e quando poi ci accorgiamo che ci stringono e ci assediano, prendiamoci un'aspettativa. Proviamo a sforzarci di vivere nel frattempo, nell'intanto, nella sincronicità dei Police, che è un album che esce nel 1983. Beh, intanto faccio questo, intanto esco, mi guardo la mia serie TV, mi vedo con gli amici. Iniziamo a togliere una A ad aspettativa, e se togliamo questa A avremo aspettativa, che poi, come dire, ciò che mi spetta, che sono come delle spettanze, cioè ciò che ci spetta ora, in questo momento, in questo tempo, non poi, non domani. E allora togliamo anche pre a preoccupazione, e allora abbiamo solo occupazione, qui, ora, in questo momento, in questo tempo. Cioè vuol dire occuparci di ciò che ci spetta per quello che siamo ora, adesso, in questo momento, non per le immagini di noi dentro gli specchi degli altri. Ma che cos'è che vi spetta? Tutto quello che vi fa essere adolescenti o ragazzi sulla soglia dei 20 anni, che non è poi così molto diverso. Se io vi domandassi che cosa pensate che vi spetti, non credo che mi rispondereste facilmente, nel senso che saprete rispondere benissimo, ma senza allontanarvi troppo dal freno a mano della razionalità. Allora provo a chiederlo all'adolescente che sono stato tanto tempo fa. Faccio un elenco a caso, e lo faccio mettendo in sottofondo Moby, uno che ce l'ha fatta ma partendo dall'essere, come dire, un po' sfigato. Pensate a uno piccolino, magrolino, bruttino, con gli occhiali, con in più quel suo essere vegano, astemio, e che in più vuol fare il DJ nella New York degli anni 80-90, la New York delle strafighe che vanno al party in piscina su macchine di lusso guidate da strafighi. E lui, anziché bere e sniffare come tutti, elabora musica e pensieri anche spirituali. Allora, che cosa mi spetta? Vediamo. Beh, mi spetta che mi si dica anche ogni tanto che sono bravo, che quando sono in difficoltà qualcuno se ne accorga e mi fermi prima che sprofondi nel non raccapezzarmi più, che mi dica anche, se non gli crederò mai, che gli errori che sto facendo fanno parte di un percorso che ha un senso, come hanno un qualche senso quegli errori e quegli sbagli.
che qualcuno capisca che se sto poco al mio posto e non solo fisicamente del banco è perché ho un disperato bisogno di essere anche al centro delle attenzioni di qualcuno. Che qualcuno mi dica che sono per lui, per lei, bello. Sapete quante volte ho detestato il mio aspetto fisico davanti allo specchio? Mi spetta leggere la Gazzetta dello Sport anche se faccio il classico, perché mi interessa sapere chi compra il Milan e se potrà o non potrà vincere lo scudetto. Mi spetta non sentirmi in colpa perché leggo le pagine dello sport e non quelle che parlano di politica, anche se lo so benissimo che la mia cittadinanza e costituzione non passano da quelle pagine. Mi spetta far finta di leggere i libri che mi danno da leggere i professori, perché io i libri li leggo, sì certo, ma altri, quelli che mi incuriosiscono, quelli che mi hanno consigliato gli amici. Mi spetta prendere un treno e andare in una città per girare senza meta. Guardare le vetrine e non i musei. Andare nei negozi di dischi e comprarne pure. Mi spetta di girare in bicicletta quanto ne ho voglia, perché a me andare in bicicletta mi fa star bene. Mi piace perdere tempo nel non far niente, o almeno così sembra agli altri che pensano e dicono che mi sto annoiando. Mi spettano quei lunghi giri in Vespa senza meta, tra le colline, prendendo strade solo per il gusto di prenderle e di andare. Rosso di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Come per la musica, anche per il viaggiare dopo, da grandi è tutto diverso. Si parte sempre da un punto A per andare ad una meta stabilita nel minor tempo possibile, se no si perde tempo. Ecco, mi spetta la perdita di tempo, ma senza sensi di colpa. I sensi di colpa mi aspettino dopo, da adulto. Mi spetta innamorarmi continuamente, sempre di una nuova ragazza, anche perché di solito mi innamoro nel mio castello in aria. E passare ore sul divano a fantasticarlo, il mio amore perfetto, che è solo quello e nessun altro mai. E pensare a lei, a quegli sguardi, e chissà cosa avrà voluto dire. Si è girata verso di me, lo so, ne sono certo, e domani ce l'avrò io quel coraggio, ne sono sicuro. Mi spetta di buttarmi giù ed essere disperato e stare su quel divano a innaffiarmela quella mia disperazione da fine del mondo, perché c'è sempre un lui migliore di me, più grande, più bello, e di solito con la moto, con l'auto che io non ho, anche se so bene che non sono quelli i motivi, ma mi spetta anche il permesso di pensare che siano davvero solo quelli i motivi. Mi spetta di lasciar perdere la versione di Greco perché devo mettergli giù quei versi che da grande, lo so, mi faranno ridere per l'ingenuità e anche per l'incompetenza, ma adesso no, sono loro i versi che meglio di ogni altra cosa racchiudono il significato di quello che sto provando e il senso di quello che sono realmente, nella mia esaltazione per lei o nella disperazione per tutti i miei amori che si infrangono. Sono loro quei versi che mi danno coraggio per affrontare quelle paure che si sono fatte finalmente parole. Mi spetta dimenticarmi l'ora di tornare per cena, perché in quel giro in Vespa magari il pensiero di lei mi ha portato più lontano. Mi spetta di distrarmi guardando in cielo le nuvole passare e star lì senza avere una risposta a chi mi chiede «Ma cosa mai stai facendo?». Mi spetta tardare o mancare l'appuntamento perché passando dal campetto mi hanno chiamato «Dai, vieni che ci manca uno in difesa!» e tornare a casa sudato marcio con i vestiti sporchi e non sentire di là che mi si grida che ho giocato con i vestiti e le scarpe da scuola e non ribattere per non sapere come spiegare perché loro mica possono capire. Come si può dire di no a quel richiamo della palla e della squadra?
Mi spetta di andare in bicicletta anche se nevica, anche se piove, e bagnarmi fradicio i vestiti e i capelli, tanto cosa vuoi che mi succeda, e cercare tutte le pozzanghere possibile per infilarmicisi dentro a gambe spalancate dopo aver preso velocità. Mi spetta di alzare le spalle e non dar peso a cose che da adulto sono davvero dei pesi. Mi spetta farmi scivolare addosso i rimproveri, sentendomi in colpa, ma fino a un certo punto, cercando alibi e scuse, anche le più assurde. Basta che mi convincano, anche se non convincono gli altri, perché ho bisogno di essere convinto che avrei fatto se solo... Sì, perché mi spetta usare il condizionale, anzi di ficcarmelo in testa, di viverlo davvero fino in fondo, soprattutto quando mi si richiama con quello sguardo severo che conosco bene a tutti quei presenti e a tutti quei futuri che mi vengono imposti. Mi spetta non tanto di sognare, quanto di credere davvero che io un giorno diventerò un regista e farò davvero quei film che disegno nella mia mente con sceneggiature magnifiche o che scriverò libri in cui metterò tutti i racconti che so che avrò in mente. L'adolescente Holden, alla domanda cosa vuoi fare da grande, risponde che lui vuole essere un cacciatore nel campo di segale, colui che salva i bambini afferrandoli un attimo prima che cadano nel burrone mentre giocano in un campo di segale. E quando lo dice esprime un bisogno, anzi più bisogni, e che sono stati miei, e che forse sono anche i vostri, di poter contare su qualcuno che venga a salvarti, ma che prima ti lasci andare, ti lasci giocare in quel campo fino al limite più estremo del burrone. Perché è di quello che sentivo il bisogno, di avere dei burroni da cui sporgermi, per mettermi alla prova e mettere alla prova quel coraggio che mi avrebbe permesso di vincere tutte quelle mie paure. Lo so che non è come dirlo, e so anche che non è tutto qui, e lo so che ci sono sempre le aspettative, quelle con le A e le paure di fallimento che ci creano quelle ansie enormi. Lo so, ma cominciate con poco. Noi siamo i cartelli di divieto di gioco nel campo di segale. Perché? Perché c'è il burrone. Non sempre siamo disposti ad afferrarvi se vi sporgete troppo non avendo rispettato i nostri divieti. Quasi sempre sì, contateci. Noi insegnanti alla fine cosa siamo? Noi insegnanti siamo i margini. Perché nella vita bisogna stare dentro a mille maledetti margini, sì certo, e noi ve lo facciamo capire, le regole, il rispetto delle regole, ma non è questo, è che dovete imparare ad andare fuori dai margini non a caso, non tanto per, ma per scelta, per convinzione, a ragion veduta, anche attraverso commettere errori, perché per andare fuori dai margini con convinzione occorre coraggio. Occorre metodo, occorre intelligenza, occorre competenza. Spesso gli errori si evitano dando retta alle nostre paure, quelle che ci frenano e che ci fanno scappare, scappare dentro i margini, che è più rassicurante, si fa bella figura. Noi insegnanti, noi genitori, noi adulti siamo le linee rette, vi indichiamo il modo più semplice e veloce, ma non vedete quanto è facile, per andare da un punto A a un punto B. Certo che il punto A è ora, adesso, e che il punto B sia proprio quello che... Ma come non si fa a non vederlo? Supponiamo che dobbiate andare. Ha un senso, certo, nel breve periodo. Il punto B è Cartesio e la Rivoluzione Francese. O meglio, aver compreso e ripetuto Cartesio e aver imparato la Rivoluzione Francese. E allora è possibile misurarvi quante rette siete stati. Ma sul lungo periodo no, il punto B è un orizzonte e per avvicinarsi a un punto che si allontana non ci sono mai linee rette, se ne deve provare mille di linee, di percorsi. La paura del fallimento non è la paura di sbagliare, provate a cambiare i termini, gli errori, gli sbagli sono quelli che facciamo sulle azioni, azioni che scegliamo di fare o di non fare, sulle conseguenze impreviste, sui mezzi mal calcolati. Sui piani che si sono rivelati sbagliati. Il fallimento è una cosa diversa, è sempre il fallimento di noi come persone. E allora la prima cosa è dirci sbaglio ma non fallisco. E poi ricordo che mi avete raccontato di questa benedetta perfezione che vi crea ansia, questo senso del dovere che vi spinge a cercare la perfezione e a cercarla per soddisfare le vostre aspettative e quelle degli altri. Ma riconsideratela in un altro modo. Riconsideratela come un orizzonte, appunto, un orizzonte che si sposta a mano che procedete. Ed è naturale.
E con voi procedono anche tutte quelle aspettative che non potete fare a meno che vi accompagnino. La vostra ancora che vi deve tener saldo sia il non ancora. Sostituite il non mai con il non ancora. Ci deve essere un posto, come dicono i Talking Heads, con quel disco del 1983 che è Speaking in Tongues. Quando facevo l'università c'era un corso di cui tutti parlavano, tenuto dal professorone che tutti stimavano, 3 ore consecutive sul Capitale di Marx. Aula enorme, da auditorium, di quelle con i posti a banco e a sedere circolari che salgono dalla cattedra in diagonale fino su nell'alto dell'ultimo posto, da cui la lavagna si fa piccola e il professorone è solo un piccolo punto che si muove e parla. Il professorone che ha davvero quel magnetismo raro che ti cattura e rapisce e lo fa per sempre. Ad un certo punto faceva scattare un sorriso sornione e chiedeva di intervenire. Ecco allora ogni volta, per tutte quelle benedette settimane di quel semestre, il mio dramma. Non tanto per il fatto che io non sapevo cosa dire, ci sta, e che erano fiumi di interventi degli altri dai contenuti mirabili esposti in una forma per me inarrivabile. Sembravano tutti dei quasi professoroni che dialogavano tu per tu con il professorone sornione. Confidai la mia crisi al mio prof d'inglese. Lui si mise a ridere quando gli dissi che io non sarò mai come uno di loro. Mi fermò solo per dirmi di sostituire appunto il mai con il non ancora. E aggiunse che così era anche più bello. Insomma, la perfezione è il compimento, la fine, la chiusura del tutto, l'arrivo. Ma dove? Non all'orizzonte. Meglio l'imperfezione allora che apertura, viaggio, percorso. Ora, nella notte prima degli esami, lasciate perdere tutti i libri e tutti i fogli, sapete tutto, basta, non serve più a niente. Provate a prendere 2 buste, in una metteteci un foglio su cui scrivete la lista di tutti i vostri difetti. Non quelli di carattere, perché non è da quello che dipende direttamente questa vostra ansia da scuola. Ma non mettete solo i difetti nelle prestazioni, che so, traduco male il greco, anche quello conta poco. Mettete tutto quello che vi ostacola perché non vi sta piacendo, di vostro, dei compagni, della scuola, dei professori, quello di cui avete paura, quello che immaginate vi faccia venire la colite, quello che non sopportate. Nell'altra busta mettete il foglio con tutti i vostri punti di forza, tutti i pregi, gli elementi positivi, i successi fin qui ottenuti. La prima sigillatela e mettetela da parte. Datevi tempo, tanto tempo per aprirla. Che so, apritela quando sarete laureati o avrete dei figli. Vi servirà per sorriderci sopra, per essere ancora più indulgenti su quel voi di domani che aprirà la lettera e si sentirà per altre cose inadeguato, non all'altezza, imperfetto. La seconda tenetela aperta e rileggetevi quella lista ogni volta che vi accade di aver paura, di non sentirvi adeguati o all'altezza. Vi servirà per ripassare le proposizioni limitative che vi devono essere da guida, quelle subordinate di vitale importanza introdotte da tutti quei necessari per quanto. Il passo successivo è di portarvi dietro e metterlo sempre in primo piano il dono più grande dell'adolescenza, l'incoscienza. Pensate a questa strana cosa, l'aggettivo è sempre negativo, sei un incosciente, non è mai un complimento, ma l'incoscienza no, non l'è affatto. Anzi, molto spesso è il fondamento della costruzione poetica della vita. L'incoscienza è non essere coscienti di, o almeno tralasciare di esserlo sempre, soprattutto quando essere coscienti ci spinge alla paralisi. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata. Voglio una vita con vestiti vecchi.
voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. In quel 1983 esce Bollicine di Vasco Rossi e in quel disco c'è Una vita spericolata, che non è altro che semplice la messa in musica dei pensieri che avevamo noi. Ma per carità, non è che volessimo essere davvero degli Steve McQueen, ma un po' così. Guardavamo gli adulti e quelle vite nella loro comfort zone, con tutto appunto programmato, messo in riga, inquadrato, e noi che voglio una vita che non si sa mai. Non saprei come definirla questa incoscienza, se non con l'immagine del ragazzino che sono stato, che cerca tutte le pozzanghere del mondo e le centra allargando le gambe, allontanandole dai pedali della bicicletta, provando poi a staccare anche le mani dal manubrio. E ballare il cuore, fare cia-cia-cia nella pozzanghera. Non mi insegnate a girarci attorno, io voglio misurare quanto è profondo il mondo. Non mi sgridate con la vostra pulizia, con la vostra cura piena di paura. In un salto solo, un passo a piedi pari, e ballare cia-cia-cia nella pozzanghera. E se si cade, scoppiare a ridere e non finire più. Perché quegli errori lì, quelli che con un nome esatto chiamiamo anche figure di cacca, ci devono far ridere, scoppiare dal ridere. Questa canzone è The Power of Prayer ed è una canzone che ci dice una cosa importante, che è quella di sostituire il pre di preoccupazione con il pre di preghiera. La preghiera declinata in tutte le sue forme, non importa Dio, il destino, gli amici, il genitore, il professore, la natura, è coniugata in tutti i modi, in tutti i tempi, per l'oggi, per il domani, ma anche per ieri, perché c'è sempre un qualche cosa che abbiamo fatto e per cui dobbiamo pregare di essere perdonati. La preghiera ha un'origine etimologica meravigliosa, quella che la avvicina a precario, precaria. Preghiamo perché siamo precari, perché la vita è precaria, perché soprattutto il futuro è precario. Ecco il punto, quel pre che ci mette in ansia, occupandoci prima di ciò che deve avvenire poi. Ecco allora il senso, sostituiamo la bestia che c'è in quello stramaledetto pre di preoccupazione con la preghiera che ci dia conforto e fiducia. Non importa chi, tanto un chi ce lo troviamo sempre, una persona o un qualche cosa verso cui vale la pena di rivolgerci per chiedere aiuto. E se chiediamo aiuto anche solo dentro di noi, il più è fatto, ci riconosciamo fragili e bisognosi di aiuto, cacciando dalla mente quell'aspettativa di dover essere perfetti che non ci riguarda più. Solo chi è perfetto non prega. The Power of Prayer, Bruce Springsteen. It's a fixed game without any rules. È un gioco fissato da altri senza nessuna regola. La vita, l'amore, le amicizie, i rapporti umani. An empty table on a ship of fools. Un tavolo vuoto su una nave di folli. Il mondo, la società. I'm holding hearts, I play the pair. Ho carte di cuore in mano e gioco la coppia. Ci devo credere, mi gioco la coppia di cuori, che è la buona mano, il tentare la sorte, il provarci comunque, fiduciosi. Ma la coppia è anche essere in due ed essere innamorati, che come dice Nick Cave, there is a madness in air, there is a madness in me, and together forms a kind of sanity. There's a madness in her and a madness in me. Together it forms a kind of sanity. Oh baby, don't leave me. C'è una pazzia in lei, c'è una pazzia in me, ma insieme formiamo una specie di sanità. The Power of Prayer, gli ultimi versi fateli vostri. I don't care, non mi importa, alzo le spalle, mi tolgo l'ansia. C'è il potere della preghiera. Charlie Brown che chiede a Snoopy: ma tu ascolti l'istinto o la ragione? E Snoopy che gli risponde: io ascolto i Pink Floyd.
Avete ascoltato Pensieri e parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime e a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Storie che hanno come scopo quello di condividere ricordi ed emozioni di ieri e riflessioni sull'oggi. Se vi va, scrivete le vostre impressioni ai contatti che trovate sul sito www.fabriziomeni.it o sulla mia pagina Facebook. Won't you please, please help me?